e garantito. A gennaio di quest'anno, infatti, con l'editore che ha pubblicato il mio libro, scherzando, diciamo che ci hanno copiati e si sono fatti subito influenzare, a Mosca hanno aperto il Museo del Design. Naturalmente design vuol dire design sovietico, perché il design è nato in quegli anni, quando in Russia era in auge l'Unione Sovietica. Oggi, in questi giorni, in questi mesi, è in corso una mostra dedicata alle carte di caramella e di cioccolatini. Allora, per rendere più leggera e più diretta l'esperienza, vi ho portato un assaggio di queste caramelle, che in realtà sono cioccolatini, e vi invito ad assaggiarli su due fronti, assaggiando il contenuto e prestando attenzione alla carta, al disegno. È ancora rigorosamente quello dell'Unione Sovietica. Non è cambiato, addirittura il nome della fabbrica di cioccolato è rimasto Ottobre Rosso. Ovviamente un nome con una forte connotazione politica. E racconto un aneddoto che mi è successo un paio di anni fa a Berlino, in un negozio di gastronomia russa. La commessa russa mi mostrava appunto il repertorio di cioccolatini e vedo una marca che non conosco, un disegno che non conosco, e le chiedo: questo è nuovo? Cioè, sì, questo l'hanno fatto per l'anniversario, lo assaggi. Emigrata, quindi ha abbandonato l'Unione Sovietica, è andata a vivere a Berlino, vende prodotti russi e io le dico: mi sembra buono. E lei, con un orgoglio nazionale, certo, è dell'Ottobre Rosso, come dire, ci mancherebbe altro che non fosse buono. Quindi, pure emigrata, pure avendo abbandonato l'Unione Sovietica, queste forme di orgoglio nazionale, di identità nazionale, sono rimaste. E infatti oggi classici disegni che generazioni intere di bambini che sono cresciuti con questo personaggio dei cartoni animati, questo si chiama Cheburashka, e è l'equivalente del topolino, del paperino di casa nostra. Generazioni intere, bambini dagli anni 60 in poi, sono cresciuti con la televisione, i cartoni animati di Cheburashka. Questa Cheburashka è prodotta in Cina, però venduta in Russia, e oggi è un gadget per chi l'ha vissuta da bambino. Naturalmente resta un personaggio di culto. Giù le mani, diceva un amico italiano con moglie russa e figli russi, quando pubblicavo, mentre scrivevo il libro, la lista degli oggetti, e a un certo punto mi ha detto: beh, non ti dimenticherai di Cheburashka. E io gli ho risposto: ma Cheburashka non è un oggetto, è un'entità, è una persona. E lui lì per lì mi ha detto: ma come la fai difficile? Il giorno dopo mi ha scritto: ne ho parlato con i miei figli e mi hanno detto che tu capisci più di me. Quindi non è una cosa, non è un oggetto, ma è un punto di riferimento per intere generazioni, esattamente come questa bambina che si chiama Alyonka. C'è anche in forma ridotta nei cioccolatini, è la tavoletta di cioccolato, sempre dell'Ottobre Rosso, immancabile, o Ottobre Bello. Grazie, prendo un papallero, grazie, lo tengo per dopo. E sono quelle figure che sono rimaste simbolo di uno stato, di un momento, un po' come certe canzoni, un po' come certi film. Questo, ripeto, vale in tutto il mondo, naturalmente non solo per l'Unione Sovietica. Negli anni 90 e primi 2000 la televisione ha ripreso a mandare in onda film musicali degli anni staliniani, quindi gli anni più terribili, gli anni del terrore, 37, 38, 40, 41, fino allo scoppio della guerra. Eppure nessuno ha rifiutato di rivederli, perché hanno messo in atto quel procedimento che ha trasformato la storia in mitologia. La storia non è quella
dei traumi, dei dolori. La storia è una mitologia personale che io racconto, è una storia della mia vita. Io avevo 20 anni, io avevo un fidanzato o una fidanzata, io stavo per sposarmi, a prova del fatto che la quotidianità esiste su tutto il mondo in ogni forma di totalitarismo o di digestione politica. E oggi, cioè oggi, negli anni 90 e primi 2000, la nostalgia per l'Unione Sovietica si muoveva soprattutto su quel fronte. Io ricordo i miei anni giovanili. Un altro aneddoto che racconto sempre volentieri è quando scrivevo un libro su un anno molto particolare, il 1961, un anno in cui il disgelo crusciuviano sembrava che mettesse da parte gli orrori staliniani e desse spazio ai giovani, lo stesso anno in cui Gagarin era volato nello spazio ed era tornato soprattutto vivo sulla Terra. E i film, i cinema, le documentazioni raccontano di come tutta Mosca fosse scesa in piazza per celebrare l'eroe, la rock star che l'Unione Sovietica non aveva. I Beatles e Rolling Stones non erano ancora scoppiati nemmeno nel resto del mondo, ma l'Unione Sovietica conosceva un'altra tipologia di rock star, poeti e poetesse e cosmonauti. Allora, per verificare se effettivamente, come la documentazione testimoniava, tutti fossero scesi entusiasticamente in piazza, lo chiesi a un illustre collega moscovita, ma che insegnava all'Università di Berkeley negli Stati Uniti, e gli chiesi: lei che c'era, è sceso in piazza quel 13 aprile 1961? E lui mi ha guardato sorridendo e mi ha detto: ti pare che non sarei sceso in piazza? Era il 13 aprile, ma c'era un bel sole e faceva caldo. Nei negozi c'era vodka da vendere. Avevo una fidanzata nuova. Dovevo stare in casa, certo che siamo scesi tutti in piazza, dandomi una lezione molto raffinata. Sì, sicuramente c'era una componente di entusiasmo politico, ma c'era anche la mia vita personale quotidiana, quindi smentiamo anche il luogo comune che in Unione Sovietica si vivesse soltanto con le pistole puntate alla tempia o che fosse un paese grigio e tetro. Già da queste poche cose si vede che i colori esistevano. Esisteva una vita privata, esistevano momenti belli e non ci si stupisce che oggi ci sia anche chi li rimpiange, visto che a rimpiangerli sono soprattutto gli anziani, che sono stati tra i più pesantemente penalizzati dal crollo dell'Unione Sovietica, pensionati a cui non basta la pensione per sopravvivere, persone che abitavano in appartamenti in coabitazione, appartamenti che negli anni 20 erano stati espropriati di proprietà di aristocratici o di alti borghesi, quindi splendidi palazzi nel centro delle più belle città di Mosca e di San Pietroburgo, e che naturalmente hanno immediatamente fatto gola alle agenzie immobiliari, ai nuovi ricchi che volevano appropriarsene. Degli immobiliaristi privi di scrupoli hanno offerto ai vecchi inquilini un centinaio di dollari. A loro 100 dollari sono sembrate una cifra astronomica, hanno accettato, hanno ceduto la proprietà e il diritto di residenza della loro stanza e nel giro di un mese o due si sono trovati in mezzo alla strada, senza soldi, molti sono morti, molti sono stati addirittura uccisi, quindi ci sono ancora indagini in corso rispetto a queste operazioni. E questi appartamenti sono tornati ad essere prestigiosissimi, venduti a cifre astronomiche, risistemati in maniera spettacolare a scapito di questi anziani appunto puniti e penalizzati, che si capisce benissimo come possono rimpiangere non il terrore staliniano, ma, dicevo prima, Putin sta facendo una strana e preoccupante operazione per cui sembra che voglia riscattare la figura di Stalin proprio nel nome della grandezza e della potenza perduta del paese. Arriviamoci gradualmente, non voglio abusare della vostra pazienza, ma abbiamo ancora un po' di tempo. Allora, un altro sapore, un altro profumo, un altro affrore
era dato da queste non sigarette. Queste si chiamano papirosi e sono, intanto vedete già dalla, dunque queste sono post-sovietiche e lo capiamo dal fatto che c'è scritto che il fumo uccide. L'Unione Sovietica questa preoccupazione assolutamente non c'era, ma sia la scatola che il disegno che il prodotto sono rimasti assolutamente fedeli all'originale. È un brutto pacchetto di scadentissimo cartone, esattamente come, se volete vederli e toccarli da vicino, se qualcuno vuole anche provare a fumarli può rischiare. Vedete che hanno una struttura molto particolare, la parte bianca è di cartone vuoto, quindi non è un filtro, e il tabacco occupa soltanto un terzo della lunghezza. La ragione è che erano stati pensati per essere fumati da chi portava d'inverno i guanti di lana ed evitare che prendessero fuoco i guanti di lana. Questa è la motivazione ufficiale. Bisognava, prima di fumarli, procedere con un'operazione. Si prendeva fra le dita due mani e si schiacciava contemporaneamente in modo da creare una ostruzione per evitare che, aspirando, il tabacco tornasse indietro. A mo' di bocchino, si inventava un filtro o un bocchino inesistente. Erano le autentiche sigarette proletarie, costavano pochissimo, facevano malissimo sia per la qualità infima della carta che del tabacco, ma sono fra quei prodotti che a furor di popolo hanno dovuto riprendere a produrre per il consumo interno. Un po' come le nostre nazionali senza filtro di antica memoria, credo che siano a quel livello, io non ho mai fumato quindi non le ho sperimentate. Vi mostro in parallelo un altro pacchetto che è nato nel 2000. Accanto a queste esistevano delle sigarette altrettanto proletarie che si chiamavano Prima. Prima veniva o da Prima Donna o da Prima Teatrale, quindi un nome italiano, artistico, un po' altisonante, ancora una volta bassissima qualità. Ancora una volta, dopo il crollo dell'URSS, dopo Marlboro, Camel e tutte le marche più prestigiose occidentali, si vuole tornare alle vecchie Prima. Ma che cosa ci si inventa? Le Prima Nostalgia. Con la parola nostalgia è il ritratto di Lenin. Esiste anche con il ritratto di Stalin, e non sono fatte per i turisti, queste sono in vendita in luoghi dove i turisti assolutamente non arrivano. Sono per soprattutto gli anziani, nostalgici, umiliati, offesi, delusi dal nuovo corso, che anche attraverso un pacchetto di sigarette, un effigie su un pacchetto di sigarette, ricordano una certa forma di passato. Un oggetto meno legato alla politica ma più all'esperienza personale. Questo portabicchiere in peltro, argentone che sia, il tè in Russia si beve nei bicchieri e non nelle tazze. Un bicchiere di tè bollente preso in mano brucierebbe le mani, è necessario un supporto per poter bere il tè bollente dal bicchiere. Sono dei manifesti degli anni 30, quindi dell'era staliniana, che insegnano il galateo, oltre a tante altre cose. Dicevo di un neocapitalismo staliniano, quindi oggetti di proprietà, oggetti di lusso, e anche il proletario negli anni 20 doveva imparare a stare a tavola, doveva imparare ad andare a teatro, a vestirsi come si deve e tutto il resto. I vecchi contadini, secondo la tradizione russa antica, sorbivano un sorso di tè e davano una rosicchiata allo zucchero in cristallo. Questa era la vecchia maniera per accompagnare, oppure il tè lo si accompagnava con la marmellata, quindi un dolce a parte, un cucchiaino di marmellata e un sorso di tè. Stalin fece circolare dei manifesti, sono anche riprodotti nel libro, dove si diceva: nonno, impara a sciogliere lo zucchero nella bevanda,
ad evitare di versare il tè nel piattino perché si raffreddi e sorbirlo dal piattino, ma sciogliere lo zucchero dentro al bicchiere, usare il sottobicchiere e aspettare che non fosse più bollente. Dove gli stranieri soprattutto venivano a contatto con questa realtà? Sui treni notturni. Cuccette, vagoni letto, quando si era preso posto il treno si era messo in moto, arrivava l'addetta alle cuccette, un po' come la cameriera dell'Oktoberfest di Monaco, invece di portare 12 boccali di birra, portava 12 bicchieri di tè bollente e lo distribuiva a tutti i passeggeri. Naturalmente, soprattutto agli stranieri, questi portabicchieri facevano molta gola e credevano che fosse facile imboscarlo. La mattina successiva, prima di scendere dal treno, controllo, 20 passeggeri, ci devono essere 20 sottobicchieri. Non esce nessuno se non saltano fuori tutti quanti. Io ho accompagnato gruppi, ho assistito a queste. È un sequestro di persone, tirate fuori il sottobicchiere, altrimenti non vedremo mai la città e saremo qua bloccati. Erano anche questi, come scatole di fiammiferi, come le carte di caramella, come molte altre cose, una forma di enciclopedia visuale. Il decoro del sottobicchiere poteva effigiare personaggi politici, letterati, fiori, piante, personaggi illustri, personaggi della letteratura, quindi esistevano mille varianti di sottobicchieri, materiali più o meno preziosi, c'erano quelli in filigrana, c'erano quelli in argento, addirittura quelli in oro puro, ma in giro per le mense, gli ospedali, le caserme si trovavano questi ed erano una presenza quasi irrinunciabile, anche perché la vodka sì era molto bevuta, ma i russi erano soprattutto bevitori di tè. Un altro oggetto quindi...